Bene, cari amici, sì, ora divento anche dislessico, vabbè che anche prima lo stesso. Prima della cena, vi dico subito che oggi diciamo c'è un po' un extra, visto che si stanno ultimando le partite di Supercoppa di basket di Lega. Una volta che finisce tra un pochino la Virtus Bologna, facciamo quel video e poi basta veramente. Ma ora è il momento di parlare di calcio femminile Serie B che si è aperta quest'oggi, visto che, come dissi 7 giorni fa, la Serie A femminile si è fermata e starà ferma per almeno circa 25-28 giorni. Oggi appunto apre i battenti la Serie B, la seconda serie. Pomigliano Tavagnacco 2-2, Cittadella Chievo 2-1, Perugia Riossese Como 0-3, Pontedera Lazio 1-10, udite bene bene 1-10, Ravenna contro Cesena femminile 2-0, Roma Calcio contro Robica 2-0, Vicenza Brescia 0-0. La seconda giornata, un attimo che si carichi, che si giocherà tra 7 giorni, e nella seconda giornata ci saranno queste gare: Brescia-Perugia, Cesena-Pomigliano, Chievo-Ravenna, Lazio-Cittadella, Orobica-Vicenza, Riossese-Como, Roma-Tavagnacco-Pontedera. La classifica ovviamente è una cosa, soprattutto nelle prime giornate, molto marginale. Ovviamente c'è la Lazio che con questi 10 gol è proprio al primissimo posto, anche e soprattutto per differenza reti. Quindi a 3 punti Lazio, Riossese, Como, Ravenna, Uomo, Roma, Calcio, Cittadella, a 1 Pomigliano, Tavagnacco, Brescia, Vicenza. A 0 Chievo, Cesena, Orobica, Perugia e Pontedera. Quindi, cari amici, per questa finestra sulla cadetteria di Serie B del calcio femminile è tutto. Noi ci vediamo, penso, tra una mezz'oretta massimo per il video sulla Virtus Bologna e poi basta. Ci vediamo domani per altri video. Se volete, se vi va, potete commentare, guardare i miei video, mettere un mi piace, se non mi piace, non mi piace, se non volete vedere il video, non lo guardate, non ci sono obblighi, lo sapete, è tutto gratis, per me non c'è nessun scopo di guadagno, nessun scopo lucrativo. Se mi volete aiutare nella condivisione dei miei video, mi fa piacere, se no siamo amici lo stesso. Bene, in attesa quindi che finisce la Virtus Bologna, che insomma al 99,99 sarà lei che accederà ai playoff per le sfide, per le ultimissime sfide della Supercoppa di Basket Lega. Poi dopo sappiamo, vi ho detto, già inizierà il campionato entro fine mese, quindi insomma. Bene, grazie a voi tutti, ci vediamo tra un po' per il basket. Buona cena e buona serata. A dopo per l'ultimo video. Ciao amico, sala grande, ciao!